oggi vivono sotto protezione in località segrete. Altre hanno deciso di non collaborare e hanno scontato interamente la propria pena. C'erano giornate che guadagnavi un botto, giornate che non facevi niente e che potevano essere puliti qui 15-20 mila euro a settimana. C'avevo i clienti misti, quelli fissi proprio erano quelli del crack, che la maggior parte oggi la fumano tutti, non la sniffano. Loro avevano la sua piazza di spaccio. Io non intaccavo il suo lavoro e loro non dovevano intaccare il mio. Non si potevano permettere di dire ah, perché io lì aprivo la testa e ci giocavo il pallone. Sono Laura Longobardi, sono stata una camorrista e oggi sono un collaboratore di giustizia. Sono nata a Mondragone, in un piccolo paesino in provincia di Caserta, in una famiglia molto umile. Mio padre era contadino, mia mamma anche, e quindi ho cresciuto senza sapere che cos'era né la camorra né la malavita. Sono andata a scuola fino all'età di 11 anni, poi non ho potuto più andarci perché nell'88 si sono sposati i miei fratelli e mio padre si è ritrovato senza aiuto nei campi, quindi sono andata a lavorare con lui. Mondragone, visto dalla mia ottica, da quando ero piccolina, era ed è ancora un bel paese, nel senso che c'è molto turismo, poi visto Mondragone è piccolo, quindi se vai a scavare siamo un po' tutti parenti, no? Però è bello Mondragone, è caruccio. Mondragone però in quegli anni non è tutta così. Accanto al turismo e alle famiglie per bene c'è anche qualcos'altro, qualcosa che fa paura. La Mondragone negli anni 80 era una Mondragone difficile. Era il clan La Torre che era insomma nel suo pieno splendore e era il sanguinario boss Augusto La Torre che vi imperava. La Torre Augusto è accusato di più di 50 omicidi. Bastava parlar male di Augusto La Torre per essere uccisi, come effettivamente è successo in alcune occasioni. Addirittura, e questo è acquisito nelle sentenze, ma anche nei verbali di indagine, lui macellava le vittime, le macellava a colpi di pistola. Cioè, talmente che i killer sparavano queste gragnole di proiettili contro la vittima designata che all'improvviso i colpi venivano proprio macellati, si smembravano. Ma a seminare terrore a Mondragone non c'è soltanto il clan La Torre. A pochi chilometri da lì, infatti, c'è il regno dei Casalesi. Tra La Torre e Casalesi, inizialmente, vi è una collaborazione. Successivamente si genera un rapporto conflittuale, in quanto i Casalesi vogliono, diciamo, espandere le loro mire su Mondragone. La Torre Augusto, diciamo, non accetta questo diktat e inizia una vera e propria faida. I
alla violenza, Laura non sembra accorgersene. I suoi pensieri di adolescente sono da tutt'altra parte.